voglio fare anche un altro approfondimento, non richiesto dal testo del problema, prima di passare alla verifica di questa soluzione esponenziale della velocità. Questo approfondimento riguarda la conservazione dell'energia. Infatti, prima abbiamo detto che la spira rallenta per colpa di questa forza magnetica frenante, ma rallenta anche per colpa della conservazione dell'energia. Perché se l'energia va trasformata in calore per effetto Joule, quando la corrente elettrica passa nella spira, nella resistenza della spira, allora da qualche parte questa energia deve provenire, non si crea dal nulla questo calore, si crea a spese dell'energia meccanica, che in questo caso è l'energia cinetica. Quindi diminuisce l'energia cinetica e si crea energia termica, cioè calore. Questo è riassunto da questa formula. Infatti questa formula esprime l'uguaglianza tra quanto calore al secondo, quindi potenza dissipata dalla resistenza per effetto Joule, quanto calore al secondo brucia, dissipa, produce la resistenza della spira attraversata dalla corrente, e questa quantità di Joule al secondo dissipati in calore provengono dall'energia cinetica, quindi corrispondono a quanti Joule al secondo di energia cinetica si perdono. Il segno meno sta a indicare che l'energia cinetica diminuisce. Infatti, l'energia cinetica diminuisce, quindi la sua derivata nel tempo è negativa, mentre invece la potenza dissipata per effetto Joule ha un segno positivo. Possiamo anche calcolare il valore numerico di questa potenza dissipata all'inizio, prima in generale e poi numericamente all'inizio. In generale la calcoliamo con la legge di Joule, cioè dell'effetto Joule, R I quadrato, al posto della corrente elettrica mettiamo questo valore, meno BLV su R, naturalmente il meno al quadrato sparisce, e quindi questa è l'espressione della potenza dissipata in calore. Calcoliamo anche il valore di questa potenza dissipata all'inizio, all'istante iniziale, sostituendo I0, cioè la corrente all'inizio, che era questo valore qua, e otteniamo circa 3,6 milliwatt, quindi un valore abbastanza basso. Vediamo come viene fuori watt. Le unità di misura sono ohm ampere quadrato. Al posto di ampere quadrato separiamo in ampere ampere, ohm ampere e volt, l'abbiamo visto anche prima. Volt ampere corrisponde a volte per coulomb al secondo, ma volt coulomb è joule. E quindi joule al secondo è watt, sarebbero quanti joule ogni secondo vengono dissipati in calore. Questo vuol dire che anche l'energia cinetica diminuisce all'istante iniziale al ritmo di 3,6 milliwatt, cioè millijoule al secondo. Cioè nel primo istante, quando la spira entra nel campo B, la diminuzione di energia cinetica avviene con questo tasso di calo, cioè 3,6 millijoule al secondo. Siccome diciamo il primo istante, non ha senso prendere un secondo come intervallo di tempo, è meglio prendere per esempio un millisecondo. Allora, dividendo numeratore e denominatore per 1000, il calo di energia cinetica è 3,61 microjoule. O meglio ancora, prendendo un intervallo di tempo ancora più piccolo, quindi non un millisecondo ma un microsecondo, quindi dividendo ancora per 1000, il calo di energia cinetica è 3,6 nanojoule. Quindi è come dire, nel primo microsecondo, millesimo di secondo, in cui la spira entra nel campo B, perde in quel microsecondo 3,6 nanojoule di energia cinetica, che si trasformano in calore. Sempre per proseguire l'approfondimento, ho anche calcolato qui la potenza svolta dalla forza magnetica, come la quantità di lavoro che svolge la forza magnetica in un tempo infinitesimo dt. Sappiamo che il lavoro di una forza è la forza per il piccolissimo spostamento infinitesimale dell'oggetto su cui la forza agisce, in questo caso la spira. Quando andiamo a dividere per dt abbiamo la velocità dell'oggetto, ds su dt infatti è la velocità della spira, una velocità variabile, ricordiamo, che diminuisce esponenzialmente nel tempo. Quindi la potenza sviluppata dalla forza magnetica, cioè quanti joule al secondo fa la forza magnetica di lavoro, è data da questa formula. Forza magnetica per la velocità, andiamo a sostituire i valori, forza magnetica negativa perché rivolta verso sinistra, per la velocità, quindi diventa velocità al quadrato. Si tratta infatti di moltiplicare la forza magnetica, che è questa espressione qua,
per v, quindi abbiamo v alla seconda che possiamo scrivere in questo modo. E questo lavoro negativo resistente che fa la forza magnetica, resistente perché la forza magnetica va a frenare il moto della spira. Questo lavoro negativo che fa la forza magnetica è quella che si chiama l'energia in transito, cioè la quantità di joule di energia che cambiano padrò ogni secondo. Cambiano padrò vuol dire che passano dalla forma cinetica alla forma di calore, cioè energia termica. Per fare un esempio numerico, nel primo microsecondo d'ingresso della spira nel campo B, la forza magnetica sviluppa una potenza, questo valore qua, cioè vuol dire che compie un lavoro di meno 3,6 nanojoule in quel microsecondo. E questo lavoro negativo, meno 3,6 nanojoule che fa la forza magnetica, sono i nanojoule di energia che passano dalla forma cinetica alla forma di energia termica. Dunque il lavoro è energia in transito. Il lavoro che fa la forza magnetica, un lavoro negativo, sono i joule che passano da energia cinetica a calore.